è uno dei festival di qualità più prestigiosi, che da ormai 12 anni racconta la questione meridionale, ospitando registi, autori e produttori affermati. Il Bella Basilicata Film Festival rappresenta ormai un punto fermo nel panorama delle rassegne cinematografiche. Prova ne è il numero crescente di consensi che è riuscito a produrre su scala nazionale. Sotto la direzione di Giacomo Martini, voluto fortemente dall'assessore alla cultura di Bella Vito Leone e supportato dall'amministrazione Celentano, il festival cinematografico in versione autunnale è anche una vetrina di lancio per giovani cineasti. Nei giorni scorsi, registi del calibro di Giuseppe Marco Albano, Dino Santoro, Fabrizio Nucci, Alessandro Nucci e Nicola Rovito hanno introdotto i loro ultimi lavori alla presenza del direttore di Lucana Film Commission, Paride Leporace. Albano ha peraltro avuto l'onore di presentare in anteprima al Cineteatro Periz Lasciatemi Cantare, un corto girato proprio a Bella. I protagonisti del documentario, che si chiama appunto Lasciatemi Cantare, sono due ragazzi, un ragazzo della Georgia e un ragazzo del Marocco, che sono stati protagonisti della nostra storia. Io sono stato il regista, quindi li ho seguiti qui a Bella per 4 giorni e abbiamo raccontato le loro vite, il loro rapporto con la comunità bellese, il loro rapporto con il nostro territorio, quindi abbiamo raccontato in qualche modo e abbiamo visto, anche io ho scoperto per la prima volta, come noi lucani siamo così ospitali anche con gente che viene da un'altra parte del mondo. Nicola Rovito, Fabrizio e Alessandro Nucci sono invece 3 giovani registi calabresi che con il loro Matera 15-19 concentrano l'attenzione sulla capitale europea della cultura. Stiamo imparando a conoscere la Matera e tutta la Basilicata man mano, appunto proprio grazie allo sviluppo di questo progetto. Stiamo girando a tanti luoghi, oggi siamo qui a Bella per la prima volta e ne siamo ovviamente felici e orgogliosi appunto di questo invito che ci è stato fatto. E noi ovviamente guardiamo la Basilicata come potenzialmente un modello da seguire, ovviamente lo diciamo da un punto di vista professionale per quello che noi facciamo, cioè cinema, proprio per il fatto che comunque in Basilicata si riesce a produrre tanto cinema, al contrario di quello che si fa in Calabria, dove un po' diciamo si arranca rispetto a questo settore. Questa sera a partire dalle 20:30 spazio ancora alle produzioni lucane per la presentazione a cura del regista Gianni Maragno di 4 storie dall'habitat rupestre. Mentre Volevo solo vivere è una docufiction che pone i riflettori sulla più grande strage ferroviaria di tutti i tempi, avvenuta a Balvano nel 1944. Presente il produttore e sceneggiatore Giuseppe Esposito.